Un rinnovato saluto a tutti voi. La cronaca in apertura con un uomo di 34 anni, Marco Lacognata, che è stato arrestato dalla polizia a Gela perché deve scontare una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per rapine aggravate e lesioni personali, reati commessi in provincia di Milano tra il marzo e l'aprile del 2011. Gli agenti hanno eseguito un ordine di carcerazione della Procura di Lodi. L'uomo è stato rinchiuso nella casa circondariale di Gela. E 3 giovani sono stati arrestati per droga a San Cataldo. La polizia ha sequestrato 232 grammi di marijuana trovati a Umberto Scavuzzo, Ivan e Roberto Lopiano, ritenuti spacciatori dello stupefacente. 4 colpi di pistola calibro 7,65 sono stati esplosi la scorsa notte contro una gioielleria di Gela, l'Oro di Giada, appartenente alla commerciante gelese Giada Lobartolo, di 35 anni, in via Cairoli, nel centro storico della cittadina nissena. I proiettili hanno bucato la saracinesca e la vetrina del negozio. La proprietaria, interrogata dai carabinieri che indagano sull'episodio, ha dichiarato di non aver ricevuto minacce né richieste di denaro. Un altro atto intimidatorio era stato compiuto nella notte tra sabato e domenica scorsi contro una pizzeria di Gela, il Cantuccio, contro la cui vetrina sono stati sparati 5 colpi di pistola calibro 38. Cambiamo per un attimo argomento. Sembra essere stata scoperta la causa dei disservizi che da diversi mesi hanno arrecato problemi e pericoli in via Oliveti a Canicattì. Il cedimento del manto stradale della via è stato causato da un problema della rete fognaria passante per la zona. Dopo mesi di attesa sono stati effettuati questa mattina i lavori di scavo di un tratto di via Oliveti nel centralissimo Largo Aosta, da tempo al centro di un preoccupante disservizio che ha messo a rischio l'incolumità di pedoni ed automobilisti. Infatti il tratto di strada in questione ormai da mesi aveva iniziato in maniera preoccupante a cedere, creando con il passare del tempo una voragine sempre più estesa. Il problema venne attenzionato dall'amministrazione comunale, che spinse per la realizzazione di una prima serie di interventi che però non sortirono gli effetti sperati. Infatti inizialmente si pensò che il problema potesse derivare da una rottura della condotta idrica passante per la zona, ma gli scavi effettuati nei mesi scorsi non portarono alla luce problemi legati a tale situazione. Così la strada venne lasciata ancora per diverso tempo al suo destino, con il pericolo che è diventato sempre maggiore, provocando anche in diversi casi una serie di infortuni a pedoni che, a causa del manto stradale dissestato, finirono rovinosamente per terra. Questa mattina via Oliveti però è tornata ad essere attenzionata, con gli operai che hanno nuovamente effettuato degli scavi, e questa volta sembra essere stata individuata la causa del cedimento. Non si tratta di problemi alla rete idrica, ma a quella fognaria. Infatti, da ulteriori accertamenti effettuati nel sottosuolo è emerso che mancava l'allaccio tra un tubo della rete fognante al pozzetto di scarico, cosicché tutto il materiale si perdeva liberamente in superficie. I tecnici hanno così provveduto ad effettuare il collegamento tra il tubo e la caditoia, risolvendo, almeno si spera, il problema. Decine di bottiglie di vetro abbandonate lungo i muretti del piazzale, rifiuti gettati lungo i margini della strada e rumori molesti che disturbano la quiete pubblica. È questa la condizione nella quale si presenta Piazzale Nassiriya a Canicattì, ancora una volta ai limiti dell'amministrazione comunale nell'assicurare un efficiente servizio di raccolta dei rifiuti. Si aggiunge l'inciviltà dei cittadini a rendere allarmante la situazione. Ancora problemi di degrado. Da qualche giorno sono comparsi in Piazzale Nassiriya, la zona densamente frequentata da numerosi giovani che scelgono l'ampio spazio come luogo dove trascorrere il proprio tempo libero, è lasciata nell'abbandono più totale. Manca la pulizia delle aree verdi presenti nell'area, ma quello che più preoccupa è l'abbandono di rifiuti in tutto il piazzale. In particolare, quello che maggiormente risalta è la presenza di numerose bottiglie di vetro che dopo l'utilizzo vengono lasciate sopra i muretti o lungo tutto il manto stradale. Una situazione questa che comporta un rischio anche per gli stessi ragazzi che frequentano la zona, e dire che non molto distante dai luoghi in questione vi è la presenza di diversi cassonetti della spazzatura che, piuttosto che essere utilizzati, vengono completamente ignorati da quanti frequentano giornalmente il piazzale. I problemi della zona non conoscono soluzione di continuità, in quanto d'estate
Il piazzale è frequentato specialmente nelle ore serali, mentre con la ripresa della scuola, sorgendo nei pressi di un istituto scolastico, l'area viene frequentata anche di giorno da numerosi ragazzi. Oltre al degrado esistente, un altro problema legato alla presenza di numerosi giovani è quello degli schiamazzi e rumori molesti che disturbano la quiete dei residenti. Naturalmente, per riportare decoro al piazzale servirebbe non soltanto una maggiore cura ed attenzione da parte dell'amministrazione comunale nel garantire un servizio di raccolta dei rifiuti più assiduo e regolare, ma anche un maggior senso civico e rispetto dell'ambiente di quanti frequentano la zona. Con l'accusa di rapina, i carabinieri della compagnia di Caltanissetta hanno denunciato all'autorità giudiziaria 4 giovani, uno di Delia e 3 poco più che ventenni originari della provincia di Agrigento. I 4 sono accusati di aver scaraventato una donna di 50 anni a terra provocandole una frattura al braccio sinistro e poi le avrebbero strappato la borsa dalle mani. La piccola gang, dopo aver commesso la rapina, si è data alla fuga a bordo di una Peugeot. I 4 sono stati poi raggiunti nelle loro rispettive abitazioni. La vittima, a causa delle conseguenze riportate nella caduta, è stata ricoverata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta con una prognosi di 30 giorni. Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato alle 9.29 di ieri mattina dalla rete sismica nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel Nisseno. I comuni più vicini all'epicentro, localizzato a 32,6 km di profondità, sono Caltanissetta, San Cataldo e Serra di Falco. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose. Questa mattina invece una scossa di magnitudo 2 della scala Richter è avvenuta in provincia di Siracusa alle 9.08. Alcuni comuni in cui sono state registrate le scosse telluriche sono Carlentini, Lentini, Francofonte e Sortino. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Agrigento hanno segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un pensionato agrigentino per omessa denuncia di armi e munizioni. Il 75enne, dopo un controllo alle armi e al munizionamento detenuti nella propria abitazione rurale, è stato trovato dai militari in possesso di circa 90 cartucce calibro 38 special in eccedenza rispetto al carico di munizioni regolarmente dichiarata in base alla vigente normativa. Alla segnalazione a delibero è conseguito anche il ritiro di 2 fucili, una pistola e circa 13 cartucce di vario calibro, anche se regolarmente denunciati dall'interessato all'autorità di pubblica sicurezza. Un elenco con i nomi di 36 tunisini che potrebbero essere tra le vittime del naufragio avvenuto giovedì notte al largo di Lampedusa. La lista, compilata sulla base di segnalazioni giunte dai familiari che non hanno avuto più notizie dei loro congiunti, è stata mostrata al sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini dalla delegazione del governo tunisino, che da ieri si trova sull'isola per fare chiarezza sull'ultima tragedia dell'immigrazione avvenuta nel canale di Sicilia. I diplomatici, accompagnati dal sindaco di Lampedusa, hanno incontrato nel centro di prima accoglienza anche 56 connazionali sopravvissuti al naufragio, che hanno ribadito la loro versione. Sul barcone, affondato in pochi minuti davanti all'isolotto di Lampione, viaggiavano 136 persone. A parte 2 cadaveri recuperati, vi sarebbero quindi un'ottantina di dispersi. Intanto i familiari di alcuni dei dispersi del naufragio di Lampedusa, cui si sono uniti altri giovani, hanno attaccato e incendiato ieri notte le caserme della polizia e della gendarmeria di El Fas. Gli attacchi sono scattati quando è stata resa nota dal Ministero degli Esteri la lista ufficiale dei sopravvissuti al naufragio, e che è stata ritenuta sbagliata. In particolare, a scatenare la rabbia dei congiunti dei dispersi sono state le differenze rilevate tra 2 liste nominative. All'attacco e all'incendio delle sedi di polizia e gendarmeria tunisine sono seguiti scontri in strada. Secondo un primo bilancio, 13 persone sono state sottoposte a fermo. La politica: l'Assemblea Provinciale Congressuale del Partito Democratico di Caltanissetta ha detto sì alla ricandidatura di Lillo Speziale all'ARS per la 6ª volta consecutiva. L'organismo ora invierà la proposta alla direzione regionale. L'ultima parola per la deroga al limite dei 15 anni spetta alla direzione, che dovrà tenere conto del consenso espresso dall'Assemblea in favore di Speziale. Ma pare che non ci siano dubbi e il politico gelese sarà candidato. Continua la lotta con l'altro possibile aspirante all'ARS, l'uscente Donegani.
Il presidente uscente della Commissione regionale antimafia punta al sesto mandato all'ARS. Il gelese Lillo Speziale ha ottenuto il via libera da parte del PD provinciale di Caltanissetta a candidarsi alle elezioni regionali di fine ottobre per un seggio a Palazzo dei Normanni. L'assemblea provinciale congressuale del partito, in rappresentanza di 4.000 iscritti, ha approvato la proposta di deroga alla candidatura del politico alle prossime consultazioni con 110 voti favorevoli su 113 presenti. Gli unici tre contrari, tra cui Miguel Donegani, altro parlamentare uscente, si sono allontanati prima della votazione. Rimetto il mio lavoro di questi anni alla valutazione del popolo, ha commentato soddisfatto Speziale. Sono stato sempre il primo ad essere eletto con i numeri che parlano da soli. Se non dovessi essere eletto mi piegherei alla volontà popolare rispettando il giudizio della gente. Il caso del parlamentare da 20 anni a Sala d'Ercole prende forza da un articolo dello Statuto della Regione, il 26,2, dal quale si evince che la volontà popolare è sovrana e visto che l'Assemblea 110 su 113 dirigenti hanno votato per la sua candidatura, allora la deroga è applicabile. Non tutto è comunque scontato. Speziale ancora vuole riflettere sull'opportunità di candidarsi e l'ultima parola spetta alla direzione regionale del PD. Il politico gelese è stato inoltre uno dei sostenitori della prima ora della candidatura del suo concittadino Rosario Crocetta a governatore della Sicilia. L'ho fatto perché credo nel suo progetto politico che può essere utile alla Sicilia, ha spiegato. Qualcuno mi ricorda che non mi ha sostenuto alle ultime amministrative, una cosa che io ho dimenticato perché mi concentro sempre su una base politica che possa servire allo sviluppo della regione e su progetti concreti. La provincia regionale di Caltanissetta cederà le quote sociali da essa detenute in alcune società, approvati i relativi bandi e disciplinari di gara. Era stato il Consiglio provinciale ad autorizzare la cessione mediante procedura ad evidenza pubblica, dando mandato alla competente dirigenza dell'ente di procedere in merito. La cessione delle quote riguarda tre società, e cioè la AGEC Società Consortile, la Società Multiservizi e la Vigilanza Venatoria e Ambientalista. La provincia detiene quote anche in altre tre società, ma al momento non si può procedere per esse alla cessione in quanto si trovano in stato di liquidazione ed è necessario attendere il completamento delle relative procedure. E ieri pomeriggio invece il Consiglio provinciale di Caltanissetta ha dibattuto sulla proposta di un ordine del giorno con cui si chiede un tavolo tecnico ai fini di una progettazione perché anche i comuni nisseni utilizzino l'acqua della diga Gibesi, dal momento che ad oggi è prevista solo quella per la canalizzazione a favore dell'Agrigentino. 380.000 euro previsti per Licata sono solo per la progettazione di una condotta, da qui la necessità che il Consiglio nisseno sostenga ora la causa di un analogo progetto per il proprio territorio. La questione torna in aula oggi. Le dighe Gibesi di Sueri e Comunelli si articolerà su queste tre fonti di approvvigionamento idrico della provincia di Caltanissetta, il Consiglio di stasera. Sì, noi praticamente abbiamo più volte sollecitato l'utilizzo delle acque della diga Gibesi, in quanto è una diga che ricade fra i territori e le province che secondo me sono unici, la provincia di Caltanissetta e Agrigento, che da 40 anni non vengono utilizzati. Noi più volte abbiamo chiesto di poter utilizzare queste acque perché manca la canalizzazione. Già circa 2 anni fa si è svolto qua in provincia di Caltanissetta un consiglio straordinario di cui si è parlato della diga Gibesi, ma già negli anni 2001, 2002, 2003 che ho dei documenti in mano, senza fare una guerra fra i poveri perché l'acqua appartiene a tutti. E voglio ringraziare il sindaco di Licata che ha smosso le acque con i sindacati, diciamo, ha smosso le acque della burocrazia, questo è il termine che ho definito, e quindi sì, l'assessorato all'agricoltura, diciamo, e foreste con l'assessore Aiello, che voglio ringraziare personalmente, ha messo a disposizione il direttore Dario Caltabellotta 380.000 euro per redigere un progetto esecutivo per la canalizzazione, perché non ha nessun senso l'acqua che gli agricoltori hanno necessità, aprono le dighe e buttarlo a mare. Un'altra cosa che noi abbiamo è quella della diga Comunelli, che è interrata, di cui le acque di fatti non possono essere utilizzate, quando possibilmente è una grande risorsa sia per il territorio della provincia di Caltanissetta, diciamo ubicata nella piana di Licata, ma potrebbe usufruirne anche
anche, anzi ubicato nella Gela Piana di Gela, ne potrebbe usufruire l'ICATO, come l'altro giorno, l'altra sera, in una riunione pubblica. Il direttore del consorzio, avvocato Caruso, che ringrazio tantissimo perché ha detto delle parole sagge, che l'acqua appartiene a tutti e quindi potrebbe essere utilizzata l'ex condotta dell'ex dismessa del consorzio che utilizzava prima il consorzio per portare l'acqua alla Gela Aragona. Per noi è fondamentale perché la nostra provincia, principalmente quella di Caltanissetta, va verso la desertificazione e i nostri, diciamo, agricoltori, senza possibilità di utilizzo di quest'acqua, si troverebbero in grande difficoltà, in quanto, diciamo, già noi abbiamo il GP, riconosciuto il GP Pesca della Sicilia, che comprende i comuni a cavallo fra le due province, che va a Delia, Butera, Riesi, Mazzarino, Sommatino, Castro Filippo e Canicattì. E Nicola Marotta, il commissario straordinario della Banca San Francesco di Canicattì, insediatosi assieme al comitato di sorveglianza composto da Enrico Amodeo, Maria Teresa Bianchi e Antonella Cannarozzo. Il decreto di scioglimento degli organi eletti nell'ultima assemblea dei soci e dell'assessore regionale dell'economia Gaetano Armao su proposta della Banca d'Italia. La gestione dell'intermediario è affidata agli organi straordinari. Il credito cooperativo di Canicattì continua regolarmente la sua attività, rassicura il commissario Marotta. Anche un gruppo di canicattinesi del circolo PDL Paolo Borsellino è da oggi a Roma alla Treiu 2012, ossia la festa dei giovani PDLini in programma fino al 16 settembre. Quanto comunica il presidente Gero Drago, quest'anno il titolo della manifestazione è «Senza paura». L'acqua erogata dalle fontanelle pubbliche di Via Palma Allicata continua a non essere potabile, ne dà notizia il referente dell'Ufficio Distrettuale di Igiene e Sanità Pubblica Giacomo Casa, venuta a conoscenza dell'esito delle analisi eseguite sui campioni di acqua prelevati il 7 settembre scorso, mentre per quanto riguarda l'esito dei campioni prelevati in entrata e in uscita al serbatoio Sant'Angelo, i parametri risultano conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per la potabilità dell'acqua. Il responsabile del servizio sanitario ha chiesto alla Girgenti Acque, nella qualità di ente gestore, le motivazioni della non conformità dell'esito delle analisi e di conoscere i provvedimenti adottati e l'invio dei rapporti di prova delle analisi effettuate in autocontrollo. Il Comune di Licata vende il mercato rionale del pesce. Il prossimo 9 ottobre al Dipartimento Lavori Pubblici del Comune si terrà la gara d'asta per l'alienazione dell'area di Via Generale dalla Chiesa. Il prezzo a base d'asta è stato fissato in 195.000 euro e la procedura di aggiudicazione è l'offerta segreta in solo aumento rispetto alla somma. A Raffadali, Piazza Europa, si rifà il look al via i lavori da parte della ditta aggiudicataria della gara d'appalto per renderla più accogliente e confortevole. L'amministrazione comunale di Raffadali con il sindaco Giacomo Di Benedetto oggi nel corso di una conferenza stampa ha illustrato il progetto. Adesso Sicilia divisa sulle regole in vigore attualmente per la stagione venatoria. Dopo un primo pronunciamento del TAR, secondo la regione i fucili si possono imbracciare secondo le modalità del calendario venatorio dell'anno scorso, mentre per le associazioni ambientaliste è reato. Continua in Sicilia il braccio di ferro tra l'assessore regionale Aiello e le associazioni ambientaliste dopo la decisione del TAR di sospendere la stagione venatoria. Una squadra di guardie giurate del WWF e della Lega Italiana Diritti Animali, nel corso di un'attività di vigilanza in provincia di Caltanissetta, ha identificato alcuni cacciatori che avevano abbattuto alcuni capi di selvaggina. I cacciatori saranno denunciati all'autorità giudiziaria, annunciano le due associazioni. Il WWF ricorda che il recente decreto 2851 del 6 settembre scorso, con cui l'assessore regionale alle risorse agricole dopo la decisione del TAR ha disposto che l'attuale stagione venatoria sia comunque regolamentata dal vecchio calendario del 2011, ad oggi non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regionale e non può considerarsi pienamente in vigore. Da parte sua però Francesco Aiello ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Palermo per accertare se siano configurabili eventuali reati per l'insistente e sistematica campagna di informazioni false diffuse dal WWF Sicilia. Si legge testualmente sui provvedimenti legittimamente adottati
adottati dall'amministrazione regionale in conformità alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la prosecuzione dell'attività venatoria 2012-2013 turbando l'ordine pubblico. Nella stessa nota inviata a tutti gli organi regionali coinvolti in Sicilia nell'attività venatoria, l'assessore ribadisce alle prefetture, alle questure, al Comando Regionale dei Carabinieri, al Corpo Forestale, alle associazioni venatorie e alle ripartizioni faunistiche e venatorie del territorio l'osservanza puntuale dei provvedimenti adottati dal giudice delegato del TAR Sicilia e dall'assessore in via amministrativa. Nei due decreti si stabilisce che nell'attesa della decisione collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale prevista per il 25 settembre prossimo si potrà continuare a cacciare secondo le regole del calendario venatorio adottato nella stagione 2011-2012 a garanzia di tutti gli interessi pubblici coinvolti nell'esercizio dell'attività. Si insedia ufficialmente questa sera alla guida delle chiese Madre e Santo Spirito a Canicattì don Saverio Taffari. Alle ore 19 nella chiesa Madre l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Francesco Montenegro, presiederà la solenne concelebrazione eucaristica durante la quale conferirà il mandato di inizio del servizio pastorale al nuovo parroco dell'unità pastorale. Dopo le opere antimafia, la voce graffiante degli Zabara si cimenta in uno dei capisaldi della letteratura italiana. È iniziato ieri sera dal cortile di Via Gentile Bellini a Milano e proseguirà fino al 23 settembre prossimo il cammino di Dante nei quartieri del capoluogo lombardo. In una sequenza di pitture murali e illustrazioni tratte dalla Valle della Divina Commedia di Campobello di Licata, l'artista siciliano Tano Avanzato fa immergere in un viaggio che porta ad incontrare molti di quei personaggi di cui Dante parla nella sua opera. Passiamo allo sport. Il velocista ravanusano Gianluca Cascina, tesserato per i colori della Pro Sport Ravanusa, ha realizzato due primati personali nel corso della manifestazione regionale di Enna sulle distanze dei 100 e 200 metri. Sempre nel capoluogo di provincia, ottima prova di Pierluigi Bottaro della categoria esordienti nel lancio del vortex e nel salto in lungo, disciplina in cui ha registrato il primato personale Emanuele Giarrana della categoria cadetti. Nei 1500 metri, positiva gara di Davide Tornambene. Adesso il meteo. Previsioni meteo per giovedì 13 settembre in provincia di Agrigento: nubi sparse alternate a schiarite con possibili piovaschi, specie nella zona occidentale, venti moderati, mare mosso. In Sicilia le temperature minime saranno comprese tra i 14 gradi di Enna e i 23 gradi di Catania e Trapani. Le massime invece oscilleranno tra i 24 gradi di Enna e i 32 gradi di Siracusa. TRC Notizie termina qui, grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni.